Nell'immaginario collettivo, Orvieto, arroccata sul tufo, è soprattutto le guglie del suo duomo e il pozzo di San Patrizio. Ma c'è un altro pozzo, antichissimo, altrettanto significativo per la storia della città. L'architetto che soprintendeva in qualche modo allo scavo del Pozzo della Cava, perché utilizzava il tufo estratto da qui per realizzare Palazzo Pucci al centro della città, scrisse al Papa suggerendo di non realizzare un altro acquedotto ma un altro pozzo, e nacque così quello che poi sarebbe stato conosciuto come Pozzo di San Patrizio. Il Pozzo della Cava ha due anime. Scavato per la prima volta in epoca etrusca, nel V secolo a.C., è stato riscoperto nel 500 sotto Papa Clemente VII e ampliato fino a 36 metri di profondità. Una testimonianza importante, tanto che l'UNESCO lo ha inserito nella rete mondiale dei musei dell'acqua. Un bel riconoscimento, insomma, testimonia sia il valore dei nostri ritrovamenti che l'impegno proprio alla divulgazione dell'acqua come risorsa. Tanti gli aneddoti e le curiosità custoditi nella storia del pozzo. Nel 1820 cinque ufficiali francesi che hanno tentato di violentare le donne di questa via poi sono stati gettati all'interno del pozzo, facendo adirare il delegato apostolico di Viterbo, che scrisse: a questo pozzo profondissimo, poteva dirsi piuttosto caverna, è il luogo ideale per celare delitti.